Si vede Roma dal terrazzo da vedi. Brava Silvia Escort, brava Silvia Escort. Mi ha generato una grande riflessione. Problema secondo me sottovalutato. Sottovalutato. Spezzo una lancia a favore dei giovani, apparentemente a volte anche realmente fancazzisti. Perché analizzo l'amico Diego che voleva assumere una concierge. Dice, sai, io mando, mi arrivano i curriculum, li convoco. E mi dicono, ma lo sai, a Trigoria stai lontano. La figlia di un'amica viene presa a lavorare in un'azienda, va là il primo giorno, torna a casa, dice, no, ma oh, però è dura. Snorchierista, apparentemente, giovani fancazzisti, non avete voglia di fare niente, noi genitori che li abbiamo abituati bene, e gli famo trovare il piatto pronto. Secondo te sto male? Secondo me la riflessione sottovalutata, conosciuta l'origine da chi la doveva conoscere, e quindi c'è una responsabilità. Perché oggi un giovane di 18-19 anni, la crisi parte nel 2000, sono 12 anni che cresce, quindi su 19-20 sono 8 anni di vita passata, i primi 8 un po' più sereno, i primi 8. 12 anni che crescono in un ambiente un po' più problematico, con tensioni, con difficoltà, con un media che ti parla solo in negativo, influendo sull'umore dei tuoi genitori, che pertanto per le difficoltà reali, per i media che gli parlano in un certo modo, subiscono, non sono più tanto ottimisti, non riescono forse più a fare al meglio, al proprio meglio i genitori. E sti ragazzi hanno vissuto più della metà della loro vita, chi oggi si affaccia al lavoro, all'università, con una situazione depressiva. Questo cosa può generare? Persone con poche aspettative, poco voglia di fare, poca spinta, poca non ambizione, poca opportunità percepita, recepita. E quindi voglio spezzare una lancia a favore dei giovani, senza stare a dire, ah, non famo una mazza perché. Però un ragazzo che è cresciuto per 12 anni con sto tantamma, e c'è responsabilità perché chi doveva sapere? Lo sapeva che forse toccava riflettere, che sti tum 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 lobotomizzare, lobotomizza e poi vengono lobotomizzati. Se uno c'ha i genitori un po' depressi, un po' problematici, che il figlio faccia da stimolo per, e allora secondo te sto male? Bella riflessione mi ha generato Silvia Escort, e con questo non vuol dire che tocca sedesse, tocca rifletterci. Una generazione che ha vissuto più della metà della propria vita in una situazione di difficoltà, nella parte di maggior sviluppo psico-fisico. Fisico. Brava Silvia Escort, viva la vita. Che riflessione. Come sei Giovani, profonda. avete la responsabilità di sovvertire questa situazione, perché noi da soli non gliela famo. Viva la vita.